Io da oggi in poi non parlo, non leggo e non sento, perché non mi sento più in dovere di essere leale come non sono stati leali con me. Buonasera, signori. Buonasera a lei, Bagnoli, da tutti i giornalisti leali, colpevoli solo di riferire le notizie per quel che sono, subendo le aggressioni ma non le pressioni di pochi tifosi, pochi ed isolati rispetto alle migliaia di sportivi maturi che anche oggi a Genova erano la maggioranza e che dopo il gol inventato da Dunga e realizzato al primo minuto da Batistuta hanno spinto la squadra verso un'insperata rimonta. È stato l'urlo della gente a sollevare Scuravi al nono minuto. Il gol del pareggio genoano ha stordito la Fiorentina e ha riacceso l'incontro. Ne ha fatto le spese Iachini, ammonito due volte e quindi espulso forse con troppa fretta da 30 lange. Tant'è sulla punizione successiva Scuravi, l'ariete cecoslovacco, ha di nuovo scardinato la porta viola. Maiellaro, solista, ha tentato la replica con l'unico acuto. Poi è iniziato lo strano duello tra Aguilera e Mareggini. Il centravanti rossoblu ci ha provato in ogni modo, a volte con troppa precipitazione, spesso con un pizzico di sfortuna. Aguilera capisce che questa non è la sua giornata ed allora il gol in apertura di ripresa preferisce confezionarlo per Caricola. Dopo il 3-1 Aguilera ci prova per l'ultima volta prima che la furia accechi Branco. Poco dopo è Onorati a mancare il quarto gol. Il cucciolo Dunga allora si avventa su Braglia, poi sul lancio di Orlando Batistuta va a braccetto col pallone segnando la rete del 3-2. I viola credono inutilmente in un sogno che non si avvera. Il Genoa vince e Signorini in sala stampa espone le sue illuminate idee sui giornalisti sportivi.